Più Radicale, siamo ancora al decimo congresso di Radicali Italiani, questa volta in compagnia di Yuri Guaiana, membro del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Di ritorno da Torino, dall'ILGA, giusto? Sì, di ritorno dalla 15ª conferenza dell'ILGA Europe. L'ILGA è l'International Gay and Lesbian Association, fondata appunto 15 anni fa, ILGA Europe, ma invece l'ILGA World, cioè l'ILGA internazionale, l'associazione cappello diciamo, è stata fondata nel 1978 con la partecipazione tra i soci fondatori del Fuori, che era la, che come tutti sanno è l'associazione che si occupava, la prima associazione ad occuparsi di tematiche LGBT in Italia, federata al Partito Radicale Transnazionale. Beh, all'epoca non era transnazionale, però comunque al Partito Radicale. Un congresso che si è tenuto a Torino grazie all'impegno straordinario di Enzo Cucco, che è del direttivo di Certi Diritti e che ha in qualche modo segnato non poco questo congresso, questa conferenza europea con ben 143 delegati da più di 40 paesi europei, perché l'ILGA Europe si estende sull'Europa geografica e non su quella dell'Unione Europea, non solo sui 27 paesi dell'Unione Europea. Ha segnato quindi questa conferenza con un marchio radicale molto forte, che si è articolato in, prima di tutto nell'intervento di Emma Bonino, che ha partecipato alla conferenza con un grandissimo successo. Si percepiva proprio tra i delegati europei, tra coloro che sono più all'interno dell'ILGA Europe, anche proprio i funzionari di ILGA Europe, si percepiva proprio come Emma venisse considerata una leader europea, e familiarità, insomma, questa sensazione è molto gradevole. L'altro elemento, rimanendo su Emma, volevo precisare che è stato chiaramente uno degli interventi più importanti e incisivi, non tanto per una scelta del comitato locale che ha organizzato. Ribadisco che Emma è stata invitata da ILGA Europe e non dal comitato locale. ILGA Europe aveva indicato, oltre ad Emma, altri due nomi, Nicky Vendola e il sindaco della città ospitante, cioè Fassino. Bene, tutti e due dovevano venire e invece nessuno dei due si è visto. Quindi è andato buca. Hanno dato buca, come si suol dire. Nicky Vendola non è venuto, Fassino ha mandato un messaggio scritto e quindi necessariamente l'unica leader di stampo europeo e non soltanto nazionale che si è presa la briga di venire è stata Emma Bonino, che ha avuto questo riconoscimento. E questo è un segnale politico, perché non raccontiamoci storie. Anche come dice lo stesso Enzo Cucco, la maleducazione in politica ha un significato. E l'altro elemento molto, molto commovente anche è stata la presentazione del documentario del Fuori, che era già stata fatta a Torino, ma in questo caso è stata presentata a tutti i 343 delegati europei, sottotitolato in inglese ovviamente, documentario del Fuori, che poi verrà presentato anche a Milano al congresso di Certi Diritti, di cui poi parleremo magari ancora. E chiaramente anche qui l'associazione che ha dato vita al movimento LGBT in Italia è un'associazione che a pochi anni dalla nascita ha deciso di federarsi al Partito Radicale, perché il Partito Radicale era l'unico partito a dare sostegno a queste battaglie, sostegno di natura politica, sostegno di natura materiale, perché i militanti del Fuori poterono usufruire di tutte le sedi radicali per renderle anche
anche sedi del Fori. E infine un elemento, se vogliamo, più di colore, inferiore, ma è tradizione della conferenza ILGA finire con una canzone. Il paese ospitante dedica una canzone ai delegati e di buon auspicio per i lavori dell'anno successivo. Ebbene, la canzone è stata Volare di Modugno, un altro grande radicale. Sì, esatto. E quindi diciamo che di 4 giorni, 3 giorni sono stati marcati da, volenti o nolenti, da forti presenze radicali. La conferenza è stata però molto importante sotto tanti altri profili. Si articolava in 3 sedute plenarie, una delle quali appunto quella con Emma Bonino. Le altre hanno visto per esempio la partecipazione della neoeletta deputata transgender in Polonia, del neoeletto deputato gay polacco anch'esso, hanno visto poi una serie di workshop tantissimi, credo che fossero una trentina di workshop che si sono alternati nei 4 giorni. Workshop che hanno trattato molti temi, dall'intersessualità all'omofobia, alle strategie attraverso le quali raggiungere i risultati dell'ampliamento dei diritti in Europa e quindi anche in Italia, che possono essere le strategie clitiche. Scusa, ti interrompo, Yuri, la presenza italiana al congresso ILGA Europe è stata come? Allora, la presenza italiana è stata una presenza importante, naturalmente, perché la conferenza è stata organizzata in Italia e quindi anche sotto il profilo dell'accessibilità era presente. È da notare sicuramente la presenza di certi diritti, che è stata rappresentata in primis da Enzo Cucco, che è stato l'anima dell'organizzazione della manifestazione insieme al coordinamento. E poi c'eri tu, scusa. Sì, e poi c'ero anche io, che ero il delegato ufficiale. Effettivamente Enzo era l'organizzatore, diciamo, della manifestazione insieme al coordinamento Torino Pride. Non è stata organizzata solo da certi diritti, anzi la cosa importante per noi italiani della riuscita di questa organizzazione e di questa conferenza, una riuscita ottima detta degli stessi funzionari ILGA, è che per la prima volta, non proprio per la prima volta, però una volta di più, ma delle poche volte, si è avuto una fattiva cooperazione di tutto il movimento. Il coordinamento Torino Pride ha lavorato benissimo, cappeggiato da Enzo Cucco, ma con il contributo fondamentale di Arcigay, del Moris, di tutte le realtà che compongono il movimento gay torinese, a dimostrazione del fatto che quando ci si pone degli obiettivi è possibile anche trovare cooperazioni fattive al di là delle differenze ideologiche, delle parole che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano. Ed è questo, è poi il metodo radicale, lavorare per obiettivi. E poi naturalmente sì, io ho rappresentato certi diritti sotto il profilo ufficiale, nel senso che poi ho avuto diritto di voto per il board e per la sede della conferenza del 2013, che sarà in Croazia, e quella dell'anno prossimo sarà a Dublino, e poi ho contribuito invece a lavori più fattivi dei workshop, in particolar modo di quelli che riguardano i temi di certi diritti, appunto le strategic litigation, cioè tutti quei casi giuridici che possono permettere di stimolare in qualche modo o addirittura di bypassare, nei casi più riusciti, l'immobilismo della politica, dei parlamenti nazionali attraverso le corti di giustizia nazionali e internazionali, workshop che ci sono stati, che sono stati molto operativi. C'è stato un workshop al quale anche ho partecipato sulla mobilità dei diritti in Europa, quindi come per esempio le coppie sposate in un paese, la Spagna facciamo il caso, se dovessero trasferirsi in un paese come per esempio l'Italia, dove non è riconosciuto alcun tipo di unione tra persone dello stesso sesso, ecco, questo è impossibile, quantomeno sotto il profilo dei diritti. È possibile per Schengen, per quanto riguarda le persone fisiche, certo, la libera circolazione delle persone appunto, ma è materialmente impossibile perché i diritti rimangono invece nel paese di origine, mentre le persone si possono spostare. E questo è stato un problema, che è una cosa assurda, che è una cosa che in qualche
qualche modo lede lo stesso trattato di Schengen, che prevede invece una cosa molto diversa. E quindi ecco, si è fatta un po' la situazione in questo workshop e si è cercato di capire come ovviare alle situazioni. Altri workshop, un altro workshop è stato invece sulla promozione di leader LGBT nei consessi politici nazionali. Dagli Stati Uniti sono venuti due funzionari di una società che si occupa proprio di formare i candidati e hanno in questa fase interagito molto con il pubblico. È stato il workshop sicuramente più interattivo della conferenza, perché erano venuti più che altro per ascoltare, per poter poi adattare le strategie del sistema politico americano alle differenti strategie europee, ed ecco quindi che si è interagito in un confronto molto importante. Si è pensato di creare anche un network politico competenze, praticamente personalità, per condividere competenze a livello europeo e certi diritti. Naturalmente farà parte anche di questo network. E poi mille altre tematiche, i corsi di formazione, l'intersessualità, credo di averlo già detto, tantissimi temi davvero da sviscerare e da analizzare. Yuri, il diritto comunitario internazionale, che poi tra l'altro è anche base del libro a cui tu noi lo potremmo far vedere, ma ne parleremo sicuramente domani, è alla base poi di ILGA. Sì, certamente, come ripeto, ILGA Europe ha un'estensione un pochino più larga di quella dell'Unione Europea, però il diritto comunitario è fondamentale per implementare i diritti, perché spesso e volentieri, qualora non si arrivi all'interno di un singolo paese, come naturalmente quando c'è la città, un esempio pessimo, l'Italia è sempre in prima fila, e quindi quando la politica è ferma, è chiaro che si può passare, dopo aver percorso tutti i gradi di giudizio del paese ospitante, a questo con l'eccezione dell'Inghilterra, che non avendo una costituzione scritta può ricorrere immediatamente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ecco che a questo punto la giurisprudenza, le istituzioni giuridiche dell'Unione Europea e anche del Consiglio d'Europa, che invece ha un'estensione più ampia dell'Unione Europea, non esattamente identica a quella di ILGA ma molto simile, ecco che questo può tornare molto utile. Tra l'altro, certi diritti parteciperà dopo questo workshop sulle strategic litigation, che ha avuto un cotè soprattutto internazionale, parteciperà a novembre a due seminari che si terranno a Strasburgo, dove appunto si continuerà questo lavoro iniziato, e ancora una volta rappresenterò certi diritti in questo contesto per cercare di arrivare a proprio ancora di più condividere delle strategie, con l'assistenza anche di avvocati da tutte le parti di Europa, per riuscire a trovare il modo migliore e anche gli argomenti più efficaci per cercare di sbloccare la situazione nei paesi più difficili. Ringraziamo Yuri Guaiana per il suo intervento su TV Radicale e lo invitiamo nuovamente domani mattina a parlarci questa volta del suo libro. E nulla, vi invitiamo soprattutto a visitare il sito di www.tvradicale.it. Grazie e buona sera a tutti. Buona serata.